la mail l'ho letta, sì. No, è che non. Cioè, ho trovato tutte le scene, c'erano, pure però non trovo la. Cioè, quando sarebbe il provino, cioè se devo andare a Roma o se posso fare un self-tape. Sì. Ah, ok. Va bene, allora aspetto. Va bene, aspetto che mi mandi. No, il progetto mi interessa un sacco, è super interessante. E penso di essere pure in parte, penso. No? Infatti. Ok, ma invece lui chi è? Ah, un documentarista. Ah sì, però era di moda che i documentaristi fanno fiction. Va bene, no, infatti, vediamo. Ok. Va bene, dai, ci sentiamo allora. Fammi sapere. Un bacio. Ciao. Di come si chiama, di vedere la situazione, di capire un attimo com'è, per capire, capisci? Thank you.
Fedeltà è lo sforzo dell'anima per uguagliarsi a un'altra anima più grande di lei. Sì, signore. Solo chi è fedele a se stesso può essere fedele al Dio. Sì, signore. E io, adesso, ti faccio attestare. Se non mi racconti subito la storia di quel vecchio bavoso, hai rotto il cazzo. Non ci crede che non hai mai visto niente. Ti abbiamo mandato lì in missione praticamente per questo, no? Sì. L'altro giorno c'era una tale Maria, una verduraia veloce, e il D'Annunzio appena arrivata l'ha fatta raccomodare alla stanza della musica, l'ha spogliata e l'ha fatta sedere tutta nuda sul pianoforte. Poi il poeta se n'è andato nelle sue stanze ed è tornato dopo un po', tutto nudo anche lui, soltanto con delle piume di pavone attorno alla cinta. È arrivato gattonando e ha cominciato a emettere dei versi animaleschi intorno al piano e intorno alla verduraia. L'ha fatto tutta la notte, sul piano, sui tappeti, sulle colonne. E il poeta, bavoso, schifoso, tutta la notte a farle gridare lei a Ella, la povera verduraia. Non si è dormito quella notte in vittoriale, nessuno ha dormito. Neanche i poveri contadini più in basso, non si parlava niente tutto il giorno dopo. Bueno. Generale.